Amiche e amici di Volumbrite, siamo qui con Luca Arca, semifinalista del doppio e finalista del singolo del BNL Open 2018, wheelchair tennis del torneo. Allora, grazie mille per essere qui a fare una bella intervista. Ti chiediamo anche a te com'è andato il torneo e quali sono le tue ultime opinioni ancora a caldo. Il torneo è andato benissimo fino alla finale, diciamo, ecco. Purtroppo non sono riuscito a portarlo a casa, ma il tennis spesso è questo, una questione di pochi punti, e ne è stata la prova infatti il secondo set, dove un po' reagito e si è deciso tutto proprio nel giro di pochi punti. Per quanto riguarda il resto della settimana è andato tutto bene, perché comunque mi sono sempre trovato a mio agio nel circolo, in albergo, con tutti voi, con tutto lo staff, quindi niente da dire, tutto perfetto. Volevamo chiederti anche un'opinione sul fatto che il compagno del doppio, Cippo, si è ritirato. Compagno di doppio e avversario in semifinale di singolo, purtroppo ha avuto questo problema alla spalla e non poteva più servire, quindi anche servendo da sotto avrebbe rischiato di crearsi un danno magari maggiore di quello che già aveva, però sono cose che capitano quelle. Purtroppo non siamo riusciti a giocare il doppio, dove si prevedeva, anche se il tennis non è mai niente di sicuro, una bella finale contro Ivan e Silvio, però peccato, bravi loro che hanno vinto. Progetti futuri? Progetti futuri, adesso prossima settimana un ITF 1 a Ginevra e poi dopo 6 settimane di tornei un po' di riposo a casa. Allora in bocca al lupo e grazie ancora. Ciao.